Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro gli disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Tema della liturgia della parola di oggi è la vocazione, e non la vocazione in sé per sé, ma la vocazione con tutti gli ostacoli e le tentazioni che si frappongono per la realizzazione della vocazione. Ieri sera l'arcivescovo ha fatto un'omelia stupenda in occasione dell'ordinazione sacerdotale di 6 giovani, 5 del seminario e uno dei padri carmelitani. Cosa si intende per vocazione? La parola vocazione è una parola latina. Latino vocare significa chiamare, e quindi è Dio che chiama. Questo porta, sposta il baricentro dell'attenzione non sull'uomo ma su Dio, e ci fa capire un dato fondamentale: per il cristiano protagonista della sua vita non è lui, il proprio io, i propri desideri, la propria realizzazione, ma è un altro. Chi cristiano non è, sogna, desidera, aspira a, pone tutti gli strumenti per passare dal desiderio all'attuazione, quando è possibile attuare. Il cristiano invece sa che la prima chiamata gliel'ha dato Dio quando è stato battezzato,
ha risposto, eccomi, si è battezzato e dopo il battesimo è nata una forma di, diciamolo pure, la parola è antipatica, ma è così, una forma di dipendenza da Dio. I cristiani sono Dio-dipendenti. Ma volesse il cielo che tutte le forme di dipendenza fossero come quella che abbiamo nei confronti di Dio. Perché Dio ci suggerisce e noi abbiamo il dovere di metterci davanti a Dio e di ascoltare quello che Lui ci dice con amore, come il servo è attento, dice uno dei salmi più belli, è attento alla mano del suo padrone e la serva è attenta alla mano della sua padrona, così i miei occhi sono sempre rivolti a te, o Signore. Quando penso a queste parole e quando penso alla dipendenza che noi abbiamo nei confronti di Dio, perfino io che sono prete tremo, perché se ci facciamo un buon esame di coscienza, forse nessuno di noi può dire io sono Dio dipendente, io ho fatto sempre la volontà di Dio. Gesù lo poteva dire, Gesù lo disse, io faccio sempre quello che a Lui piace. A una signora ieri sera che si lamentava di una brutta strada che sta prendendo un membro della sua famiglia, una brutta strada che ha già preso, non che sta prendendo, che ha già preso. La guardai bene in faccia e le ho detto, da quanti anni ti do dei consigli e tu non mi hai mai ascoltato. Ci siamo separati perché mi veniva di piangere a me e veniva di piangere a lei, ma quante cose nella nostra vita sarebbero diverse se avessimo sempre ascoltato Dio e gli amici di Dio, Dio e i profeti di Dio. Ieri sono stato a fare visita a un vecchio amico, più grande di me. La moglie era compagna di scuola di mia sorella, me lo ricordo subito, io neanche mi ricordavo, quando ci siamo visti. E vollero i figli che raccontassi loro, ne avevo appena accennato a una delle figlie tempo fa, un racconto che il papà aveva detto a noi bambini, io ero bambino di 6 anni, lui era di alcuni anni più grande, era già maestro lui, quando faceva il maestro di scuola. Dio ci scrive tutti o sul libro nero o sul libro d'oro. A seconda di quello che facciamo, lui scrive. Tocca, non è che è lui che stabilisce chi deve stare sul libro d'oro e chi deve stare sul libro nero. Chi fa quello che Dio vuole, Dio lo scrive sul libro d'oro. Chi fa di testa sua e secondo i propri capricci, Dio lo scrive nel libro nero. Un po' sorridevano, nonostante il morto davanti, un po' erano commossi nel pensare che un uomo a 72 anni si ricorda ancora come fosse ieri
un insegnamento ricevuto da un maestro quando aveva appena 6 anni. Perché interviene nei processi, diciamo così, di evoluzione della nostra vita, interviene l'opera educativa di quelli che ci stanno accanto. E il problema si fa serio perché noi non siamo responsabili solo della nostra vita. Non è che noi diciamo, dico sì al Signore che mi indica la strada e io decido solo per la mia vita. Ma dietro di noi ci stanno decine, centinaia, forse anche migliaia di persone, la cui vita dipende dalle nostre idee, dai nostri valori, dalle nostre scelte. Infatti poi quando pregavo sulla salma dell'amico mio, dicevo, è sterminato il numero dei bambini e dei ragazzi a cui lui ha insegnato sempre i valori della volontà di Dio. Immaginate un maestro che insegna per 40 anni quanti ragazzi gli passano nelle mani. Però il problema è anche nostro, certo non tutti noi facciamo i maestri, però sto guardando qui Tiziana che fa la sarta e suo marito che fa il commerciante, i maestri, i professori, i docenti hanno quegli alunni e lavorano su quegli alunni. Però immaginate un commerciante quanta gente gli passa davanti durante la sua giornata, durante la sua settimana, durante la sua vita. Noi siamo responsabili di tutti i contatti che abbiamo con tutte le persone che ci passano davanti, con tutte le persone che ci parlano, che ci ascoltano. Quello che siamo, noi non siamo come dei blocchi o delle monadi, come diceva un grande filosofo, senza né porte né finestre. Siamo aperti. L'uomo è una rete di relazioni. E così come possiamo influire negativamente, così possiamo influire positivamente su tanti. Il dramma è anche mio perché sto per compiere 50 anni di sacerdozio e mi interrogo sulle tantissime persone che si sono avvicinate a Dio, ma mi interrogo anche sulle tantissime persone che si erano avvicinate e si sono allontanate. Quanta responsabilità posso avere? Ecco allora che la vocazione è questo chiedersi continuamente: Dio cosa vuole da me oggi, in questo momento? E non è la stessa cosa se uno dice oggi vado a messa, no, non ci vado perché sta piovendo. Piove, come faccio ad andare a messa se piove? Come faccio ad andare a messa se fa caldo? Come faccio ad alzarmi se ho sonno? E allora interviene un altro elemento della vocazione, la tentazione. La tentazione è l'ostacolo tra me e Dio. Ecco perché si dice che il diavolo è tentatore, perché il diavolo ci mette la coda perché io non faccia quello che Dio vuole. E mentre abbiamo l'esempio positivo di Eliseo, che è chiamato da Elia, era a capo di una dozzina di buoi e stava arando, non è che stava perdendo tempo, non è che era in una taverna a bere, non è che era un alcolizzato o un pigrone, un perdigiorno, era un lavoratore, stava lavorando il suo campo, il suo terreno, la sua proprietà, eppure Elia lo chiama nel nome di Dio.
E lui cosa fa? Dice, dammi tempo, vado a salutare i miei, poi vengo con te. Ma prima ancora di andare a salutare i suoi, questo è pure interessante, che i suoi potevano anche dirgli, no, non ci andare. Che come nella sensibilità, il travaglio, l'aratro, i dipendenti, le proprietà. Prima ancora di incontrarsi con i suoi, Dio già rompe col passato, distrugge l'aratro con cui lavorava, con la legna fa del fuoco, con gli attrezzi di ferro dell'aratro inventa una graticola, arrosta carne e mangia con i suoi dipendenti, perché fa festa non perché lascia. La festa non è mai per quello che si lascia, la festa è sempre per quello che si trova. Ora il problema della vita cristiana è questo: pensiamo di più a quello che lasciamo o pensiamo di più a quello che troviamo? Voi lo sapete che molte e molte non vogliono neanche sposarsi perché non hanno voglia di lasciare la loro vecchia vita. Altro che vocazione sublime di carattere mistico o sacerdotale o apostolico o profetico, la loro comodità. Dio e la comodità non stanno insieme. Dio e la preferenza con quello che è più utile non stanno insieme. Dio e la preferenza con quello che è più conveniente non stanno insieme. Dio e la preferenza per quello che è più piacevole non stanno insieme. Dio è Dio. È colui che ti ha fatto. È colui che ti ha creato. È colui, come dice uno dei salmi, che ti ha intessuto nel grembo di tua madre. Lui che sa chi sei e che sa che cosa ti destina, lui ti chiama, ma ti chiama non perché tu sia tirannicamente sotto di lui, ma perché tu ubbidisca in fondo a te stesso, a quello che tu sei. Quando Dio ti chiama e ti indica la strada, Dio ti vuole dire fai questo e sarai te stesso. Fai questo e non sarai il contrario di quello che tu vorresti essere, e quindi io ti sposto il DNA. No, fa questo perché il DNA è questo, e tu ascoltando me altro non farai che essere te stesso e realizzare in maniera piena il tuo io. E quello che dico ai tanti che a volte mi dicono, ma tu sei entrato in seminario a 11 anni, che cosa hai goduto della vita? Cosa ho goduto della vita? Ho goduto che io a 10 anni ho detto al Signore, sì, mi voglio fare prete, e ho continuato a fare quello che dice Lui, ti pare niente? Ho goduto la gioia di avere detto sì a Dio, e godrò fra qualche mese la gioia di dire a Dio, per 50 anni io sono stato con te. E vi pare niente? Non è una gioia questa? Anzi, è la gioia più grande. Cosa ci diceva il Salmo poco fa? Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta l'anima mia. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza. Solo alla presenza del Signore noi abbiamo la gioia piena. Niente ci può dare gioia su questa vita. La presenza di Dio sì. La dolcezza senza fine quando uno sta alla destra di Dio. Che significa stare alla destra di Dio? Avete mai visto immagini di San Giuseppe, statue specialmente, qualcuna bellissima del Bagnasco? Ce n'è una a Marineo nel santuario della Madonna della Daina dei padri francescani. San Giuseppe che
tiene per mano Gesù bambino, magari con un bello panariello nel braccio, e San Giuseppe che guida Gesù bambino. Questo significa stare alla destra di Dio. Dio cammina, noi camminiamo con Lui. Camminare con Dio, vivere è null'altro che camminare con Dio.